Signore, in nome del Padre, per manifestare il suo amore misericordioso, abbi pietà di noi. Cristo, inviato dal Padre per non condannare, ma per salvare, abbi pietà di noi. Cristo, Signore, testimone dello Spirito Santo per liberare il mondo dai peccati, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Siamo gioiosi, tenuti alla confessione, fatti il cuore al cielo, a
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù al Nicodemo: Dio ha amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada per la vita, ma abbia la vita. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato dalla mezza di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'Evangelio del Figlio di Dio. Parola del Signore. La giornata noi la iniziamo sempre con il segno della croce, invocando proprio la Santissima Trinità, cosa di cui forse non ci rendiamo conto, perché lo facciamo un po' meccanicamente, e come vedete è una lode che noi dobbiamo poi versare a questa Santissima Trinità, perché è poco costituisce l'essenza della nostra vita. E oggi la liturgia ci invita a farci voce di ogni creatura per lodare Dio creatore del mondo che nel Figlio ci ha concesso e nello Spirito Santo ci santifica continuamente. A Dio che l'unità di amore si innalza pieno di lode e di ringraziamento. I nostri misteri principali della fede credo che li ricordiamo. Da bambini, a catechismo ci hanno insegnato che i misteri principali della nostra fede cristiana sono due: unità e trinità di Dio, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Credo che li ricordiamo bene. Oggi la Chiesa è coinvolta a proclamare la sua fede nel Dio uno e tre, esprimendo la totale adesione e l'invito di una incessante comunione. Ricordiamo quelle belle parole, ecco, come quando recitiamo i salmi, quando ci facciamo il segno della croce, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È un tributo di onore che noi facciamo alla Santissima Trinità. E sollevato da Gesù, il mistero che noi celebriamo è enunciato con chiarezza. Egli proclama la sua unità con il Padre e con lo Spirito, che dal Padre e da Lui verrà inviato ai discepoli. Noi lo dobbiamo considerare questo mistero come il mistero caratteristico della nostra fede cristiana. La conoscenza di questo mistero è ciò che innanzitutto caratterizza la nostra fede cristiana. Solo noi cristiani sappiamo che Dio è uno nella natura e trino nelle persone. Forse questa affermazione provoca a volte in ciascuno di noi un turbamento: come è possibile che ci sia un Dio, un solo Dio, ma in tre persone? Questo ci dice, non riusciamo a capire, perché esula un po' dalla nostra vita umana. Ma che cosa ci dice questo mistero? La rivelazione del mistero della Santissima Trinità fatta a noi da nostro Signore Gesù Cristo ci mostra l'amore che Dio ha per noi, che Dio ha per ciascuna creatura. Diceva Gesù nell'ultima cena: non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. Gesù ci ha rivelato il segreto di Dio. Il mistero della Santissima Trinità per noi cristiani è tutto. Noi siamo immersi in questo mistero. E questa immersione inizia in noi proprio con il battesimo che abbiamo ricevuto. Noi siamo siamo immersi nelle tre divine persone, possiamo stare immersi nelle tre divine persone. Diveniamo figli del Papa, fratelli di Gesù Cristo, ma nello stesso tempo anche dei
Ecco perché il segno della croce è il significato della croce. Qualche volta ci vergogniamo di questo segno della croce. Se siamo nel locale pubblico, come non risuoniamo, e da poco cristiani dovremmo ringraziare il Signore per quel ciò che stiamo compiendo, se facessimo e se avessimo così veramente la forza di fare il segno della croce, di vostra mente di essere la croce. Nella